Vabbè, innanzitutto sapete quanto io sono legato a Biella, nel senso che la mia carriera è un po' passata, ho fatto forse lo stesso, da allenatore un po' lo stesso percorso con Biella, dei tempi di Bergamo, quando eravamo tutte e due in B. E potete pensare al ricordo che ho di Gabriele, perciò quando è successo che è mancato, ho pensato che venendo a Biella non sarebbe mai stato come prima e lo confermo. È un pensiero, Gabriele, è dovuto perché secondo me, chiaro, non lo devo dire io, ma per la mia esperienza, come per averlo conosciuto, è una persona che raramente si vede nel nostro movimento, sempre con grandissima umanità e con dei modi che, dicevo, nel nostro movimento è difficile vedere. Perciò un pensiero a lui, alla sua famiglia e chiaramente alla società per questa perdita dolorosa. Per la partita. Peccato per noi perché credo che per 25 minuti abbiamo giocato una buonissima pallacanestro, abbiamo rispettato tutto quello che avevamo previsto di fare, abbiamo giocato con molta lucidità e anche controllando la partita bene. Poi abbiamo beccato questo break, mi sembra in concomitanza con l'uscita di Vosquil, è chiaro che siamo stati poco lucidi nel gestire il vantaggio. Perciò credo che sia stata una bella partita. Mi dispiace veramente perché venire a vincere a Biella per noi significava sicuramente un risultato importante dopo le ultime due vittorie in casa, però sappiamo anche che vincere a Biella non è così semplice. Nei momenti sicuramente importanti credo che il palazzetto si sia fatto sentire come e un po' condizionato, però molto rispetto per quello che hanno fatto i Biella, credo che ce la potevamo meritare tutte e due questa vittoria, e vabbè, poi alla fine l'ha portata a casa Biella, però io sono soddisfatto della prestazione nostra che chiaramente da tre partite a questa parte abbiamo una faccia diversa, un'identità diversa in squadra. Credo che questa sconfitta deve essere un altro punto di partenza per il nostro campionato con un nuovo assetto. Però è chiaro, il rammarico è che per parecchio tempo abbiamo comandato la partita e non siamo riusciti a gestirla fino alla fine. Me ne vado? Non avete nessuno? Sono stato bravissimo. Grazie a tutti. Sì. Sì, è il problema che ha fatto subito due falli e lo volevamo un po' preservare, magari facendo il terzo fallo. È chiaro, potevamo tenerlo un po' di più, però c'era il rischio del terzo fallo, loro ci stavano mettendo un po' in difficoltà con Lombardi, spallacanestro con lui e allora abbiamo pensato di non fargli rischiare il terzo fallo. Era solo quello, però credo che la sua prestazione come quella dei miei ragazzi sia stata positiva. Per tutto, Arrivederci. Una partita sicuramente interessante e anche credo divertente per il pubblico. Chiaro che poi è diventata divertente perché noi siamo andati un po' troppo sotto nel punteggio e poi i ragazzi hanno veramente tirato fuori tutte le energie nervose per ribaltarla. Sono molto contento perché in una partita in cui Alan ha veramente faticato, perché ogni tanto è normale che un giocatore faccia fatica, soprattutto per la quantità di tiri e di possessi in cui lo coinvolgiamo, una partita in cui Alan ha faticato, abbiamo trovato il modo di ribaltarla con altri giocatori, con soprattutto giocatori giovani, è stato importantissimo De Vico, è stato importantissimo Marzaioli, è stato importantissimo Eric ed è stato importantissimo anche Killo quando abbiamo avuto problemi di falli con Infante. Chiaramente non dimentico quanto sia stata importante l'Aquitana, quindi tutti i nostri ragazzi giovani oggi sono stati assoluti protagonisti della partita. Nel finale abbiamo ritrovato anche BJ Raymond che ha iniziato bene la partita con tiri aperti, con tiri suoi che però ha sbagliato come può capitare. Quindi ripeto, sono molto contento perché i nostri ragazzi giovani dopo un primo tempo, la prima parte di gara incerta e un po' morbida, hanno invece avuto una reazione importante,
da giocatori duri e da giocatori veri, che non vuol dire fare o non fare canestro, ma essere pronti con il corpo ad opporsi agli avversari, e quindi questa è una nota estremamente positiva. Detto questo, resettiamo immediatamente, domani mattina alle 9 partiamo per la trasferta di Le Mans, e con tutto il rispetto di una squadra fortissima, sicuramente sulla carta, come abbiamo detto all'andata, fuori dalla nostra portata, ma con tutto il rispetto per le loro qualità e il loro valore, noi abbiamo nella testa di provare ad andare là con grande umiltà, sapendo di poter anche prendere una batosta, ma abbiamo la grande umiltà di andare là per provare a vincere la partita e andare avanti in questa Coppa che credo fino adesso ci abbia abbastanza divertito, sia nelle partite in casa vinte e anche in quelle in trasferta, dove magari abbiamo perso ma abbiamo accumulato esperienza estremamente positiva per la nostra crescita tecnica e soprattutto mentale. Domande? Giustamente tu dici sempre, si pensa una partita alla volta, però questa può essere una vittoria importante, magari più di altre in casa, anche per come è arrivata, no? Perché dopo la Coppa, insomma, magari non sempre questo, siete riusciti a... Questo è molto importante, perché veniamo da una partita d'Anversa giocata con grande determinazione, con grande energia, poi persa, quindi una partita che sembrava potessimo vincere, quindi qualificarci e quindi fare anche un'impresa. E poi ripronti a giocare una partita, ma non importante perché giocavamo in casa, importante perché Trapani è una squadra molto importante, perché Trapani ha probabilmente uno dei pacchetti italiani più forti e più esperto di questa categoria, ha appena acquisito un giocatore che avete visto quanto sia discretamente immarcabile, quindi tutto un insieme di cose complesse, una partita difficile, una partita che sicuramente, nonostante sia in casa, vale doppio, perché Trapani fuori casa può andare a vincere con chiunque. È una partita dove i ragazzi hanno assolutamente, ripeto, dopo una prima parte un po' morbida, dove hanno assolutamente voluto vincere, e questo chiaramente è importante anche per il campionato, perché poi la classifica è molto corta, poi ci sono questi punti che vanno e vengono, la nostra partita con Forlì come la partita con Trapani, noi e Trapani, questo bisogna dirlo, noi e Trapani abbiamo perso contro Forlì, noi abbiamo perso Forlì di pochi punti con un tiro sbagliato nostro allo scadere, Trapani ha perso di 2 punti in casa, noi abbiamo giocato contro Becirovic, abbiamo giocato contro Ebot, abbiamo giocato contro Zizis, contro Carreretto, contro Frassinetti, noi abbiamo giocato contro una squadra vera, e ultimamente invece ci sono squadre che sono in lotta con noi per dei traguardi, tutti si è in lotta per i traguardi, che in realtà stanno facendo punti facili, mi sembra che oggi questo sia successo, ma onestamente anche nelle ultime partite con tutta la professionalità di questi splendidi ragazzi di Forlì che ci hanno provato fino all'ultimo, obiettivamente non era la stessa squadra che abbiamo incontrato noi a Trapani, quindi ecco questo per risottolineare quanto siano importanti questi 2 punti, perché noi purtroppo abbiamo perso dei punti per strada che altri non hanno perso e forse non perderanno. Bisogna vedere, però nel frattempo la situazione non è chiara. Siamo a posto? Tutti. Grazie. Tocca a Chillo. Così? Questo? Si sente? Sì. Posto. È duro, parto con dire che è stata una partita veramente dura, venivamo da 2 partite perse e una trasferta molto importante sia a livello fisico che a livello mentale ad Anversa. Sapete tutti voi che siamo rimasti bloccati dentro all'aereo a Milano prima di partire per almeno un'ora buona, quindi siamo partiti dopo, poi siamo arrivati là, non siamo riusciti a allenare. E quindi è stata dura. La partita... Siamo partiti un po', diciamo, cioè, come ha detto Fabio, soft, cioè, l'intervallo ci ha richiamato subito l'attenzione, specialmente ai ragazzi più giovani, Merrick e Nick, e perché comunque diciamo, magari siamo noi quelli che riusciamo a trascinare grazie alla corsa e all'intensità che ci mettiamo, riusciamo a trascinare anche gli altri che magari sono un po' più stanchi e vengono da partite con altri sforzi rispetto ai nostri, diciamo.
E quindi nel secondo tempo siamo partiti subito non benissimo, però ci siamo messi in carreggiata e siamo riusciti a dare la nostra impronta, quella che ci caratterizza in tutte le partite. E poi dopo, insomma, una volta tornati in partita, siamo stati bravi a vincerla. Stasera, qualche tempo fa, mi ricordo che hai detto che, insomma, questa è una squadra dove tutti devono veramente dare il loro contributo, a parte Alan, che evidentemente era in serata no, tutti quelli che sono entrati, specialmente dalla panchina, hanno inciso sulla partita. Insomma, questo è un aspetto molto importante per voi. Sì, no, assolutamente. Magari Alan, come ho detto prima, arrivava da Anversa dove mani addosso, altro tipo di arbitraggio, quindi l'avevamo picchiato. Mi ricordo adesso un flash che mi è venuto, che Fogg l'ha spinto contro il tabellone del, diciamo, pubblicitario, là ad Anversa, non gli hanno fischiato niente, cioè aveva il braccio pieno di lividi, diciamo, no? E niente, era tutto normale. Quindi magari lui arrivava da questo momento, questo periodo, dove aveva dato tanto e, insomma, stasera aveva bisogno di qualcun altro, come ha fatto secondo me benissimo Domenico quando è entrato in campo e l'ha sostituito nel migliore di modo sia in attacco che in difesa, ecco. Comunque sì, tutti siamo importanti e tutti dobbiamo dare il contributo quando qualcun altro ne risente la mancanza, diciamo. Senti, quanto senti di poter ancora dare per la squadra? A che punto sei tu? Come ti senti in campo e quanto senti che puoi aiutare i compagni? No, io mi sento bene, cerco di dare sempre il massimo come ho sempre fatto. E ovviamente stasera ero in campo quando c'è stato il break nostro per rientrare in partita, però penso che non cambi, nel senso, l'importante era vincere, perché venivamo da due partite dove avevamo speso veramente tante energie e non eravamo riusciti a vincerle. Quindi ci serviva questa vittoria e dopo un primo tempo un po' così siamo riusciti a fare una bella partita. Altre domande? Va bene, grazie. Grazie a voi. Crepi. Buona serata.